sono felicissimo della partecipazione. Non lo dico per presunzione, ma me lo aspettavo, perché tantissimi amano Massimo, tantissimi mi hanno sempre detto come possiamo fare per essere tutti quanti insieme ad omaggiare Massimo, ad emozionarci tutti quanti. Ecco, noi abbiamo dato questa opportunità, speriamo che sia non solo un'opportunità di questa sera, dove uno magari ha potuto soddisfare una curiosità e poi basta, ma non credo. Questa casa deve vivere, perché altrimenti diventa una pensione, diventa un albergo, e non vogliamo, vogliamo che sia una famiglia. Noi avremo tesserati, avremo gente che metteremo nello stato di famiglia, daremo a tutti una chiave che per aprire bisogna essere, avere Massimo nel cuore, chi aprirà automaticamente, non ci saranno problemi. L'associazione presieduta dal fratello di Massimo Troisi ha chiesto al Comune la concessione di uno spazio per ricordare, per vivere Massimo. Le persone presenti qua, il numero, la qualità, la suggestione che stia andando nella casa di Massimo, mi pare che abbiano dato ragione alla volontà dell'amministrazione di aderire a questa richiesta. Richiesta, ripeto, che è partita da un'associazione e che ha trovato l'amministrazione fermamente convinta di farlo. Ma noi qua infatti abbiamo voluto mettere insieme proprio questo, l'amore per Massimo della gente e l'amore che aveva Massimo, che erano questi oggetti che stanno qua. Lui li viveva veramente, perché era questo il suo piacere, vivere con gli amici. Massimo era l'amico che tutti vorrebbero avere nella vita, ma purtroppo abbiamo spesso più conoscenti che amici. Massimo appartiene alla città di San Giorgio, lui l'ha dichiarato, ho letto una sua dichiarazione di anni fa in cui diceva: senza San Giorgio io non ci sarei stato, il mio talento, la mia arte, ecco, hanno avuto modo di esprimersi in questa città. Adesso rimane e sempre presente con noi, c'è anche uno spazio fisico in una delle ville più belle della città di San Giorgio a Cremano, nella quale parlare di Massimo, ricordarlo, sapere, passare così semplicemente e dargli uno sguardo, sapendo che lui ci vede. Tante foto con Pino Daniele. Un'amicizia quella fraterna con Pino Daniele, ed è stato uno shock per tutto quando abbiamo appreso la notizia. Purtroppo è stata un'altra cosa che ci ha amareggiato tutti quanti, però purtroppo la vita ci riserva anche queste cose qua. È bello ricordare persone che sono tante amate e che con la loro arte poi non muoiono mai.